Se cerchi la bontà e la freschezza di un gelato artigianale preparato all'istante grazie alla tecnologia S-Roll, l'indirizzo giusto è Benessere in Frutta, Viale Cassitto, Avellino. Ex Dogana era GX, al via il sondaggio geologico dell'area antistante lo storico edificio. Successivamente sarà la muratura a essere testata per verificare lo stato di salute dei materiali. Intanto questa mattina la sonda è entrata in azione per effettuare un saggio del sottosuolo, scavando fino a 30 metri di profondità. L'operazione prepodeutica alla progettazione esecutiva che interesserà l'opera da 20 giorni di proprietà del comune di Avellino. Uno studio preliminare geologico e geotecnico. A cosa dovrebbe portare questo studio? Al restauro e alla messa in sicurezza del palazzo, della dogana. Come saranno eseguiti i test, gli esami? Secondo gli standard metodologici che prevede la normativa, quindi ci saranno sondaggi, saggi e quant'altro è utile per una progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento. Si sa quanto tempo dureranno questi sondaggi? Circa 2 settimane. 2 settimane e poi potrà iniziare anche l'intervento? Dopo ci sarà la fase di progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento. Così a una prima visione della dogana, ma anche del piazzale, che tipo di considerazione le viene da fare? No, è ancora presto, vediamo un attimino gli esiti delle indagini. Le indagini si fanno proprio per questo, per avere un quadro chiaro, cognitivo di tutta la situazione, sia dei terreni sia della struttura. Quindi è a valle delle indagini poi ci saranno degli esiti significativi che permetteranno una progettazione corretta degli interventi. Quindi è propedeutico all'intervento poi più complessivo di ristrutturazione e riqualificazione della dogana. Sì. Uscirà fuori insomma una sorta di foto, di diagnosi del piazzale antistante la dogana, ma della dogana stessa. Sì, esatto. A raggi X la dogana. Certo, è obbligatorio.